Vedi, per far vedere. Aspetta. L'infiorata. Arriviamo. Per far vedere che noi siamo uomini di sicura fede. Di provata, provatissima. Ma fede nelle cose in cui crediamo noi, però, non quelle che ci vogliono far imporre loro signori. Quindi questa è una, come dire, una iconografia che a noi ci va bene. Questo è un giovinetto o una giovinetta? Guarda chi è il giovinetto. Ah, lo vedi? Niente po' di meno. Il signor Michael. Hai capito? Michael. Gli sono caduti perfino i guanti. Ma non si capiva bene se era un giovinetto o una giovinetta. Non si capiva bene nemmeno anche quando era in vita lui, con tutti i trattamenti che si era fatto fare. Allora, detto questo, per incominciare, facciamo un po' di quello che noi abitualmente chiamiamo rassegna stampa. La prima cosa è questa qui. Il Corriere della Sera. È da anni che lo dicono. Va bene, se lo dice il Corriere della Sera, lo scandalo di Roma scuote il PD. Le intercettazioni paghiamo tutti per gli appalti. Renzi, chi ruba deve essere cacciato dal partito. Però ieri ha detto, se prima lo devono dimostrare, ci pare ovvio. In questo caso noi sappiamo perfettamente che il più pulito ha la rogna. Perché è sempre stato così, ne approfittiamo per dirlo di nuovo. Perché dietro c'è l'interesse di una certa categoria di individui. Un'etnia. Da una parte una etnia con diverse figurazioni. Una di un'etnia queste castica. Vestita tutta castica. Di bianco, di nero, capito? Calze rosse. Scarpe rosse. Tipo quelle del cappuccetto rosso. No, ma tipo quelle che sono reclamizzate da una notte baldraccona televisiva, non so se l'hai mai vista. No. Sì. Cioè delle scarpe rosse di una tale antipatia che proprio giusto quelle persone lì fanno se le possono comprare. Fra l'altro. Dice Giovanni Bianconi, la politica è in vendita e gli anticorpi necessari, ma te ne accorgi adesso? Sono 70 anni che in Italia la politica è esclusivamente in vendita e i compratori sappiamo chi sono, sempre loro. Il tarifario, ogni migrante un euro, no, ne davano di più. È scritto tutto qui. Quando noi dicevamo, ma questo giro, no? Di affari, ma a chi conviene? Questo giro di migranti, di zingari, di tutta sta gente. Ma dov'è che poi tra l'altro i migranti... I negrieri non sono mai morti. Ecco, questi personaggi sono personaggi anonimi oltretutto, non hanno nome. E tant'è vero che gli cambiano nome ogni volta che sbarcano. 7 volte. Capito? 7 volte 7, capito? Dice quella mucca va munta, no, perché metafora perfetta, c'è bisogno che me lo dica quel giornalista lì. Gramazio Story, dal pinguino a casa Pound, eccoli qua. Poi ti immagini Gramazio, no? Gli bastavano i soldi del padre. Manutengolo di tutto il giro delle cliniche private di cui è la più alta percentuale di proprietà del Partito Comunista, attraverso una famiglia di medici che ti consiglio. Tra l'altro uno di questi, cioè il capostipite, era medico delle carceri, era quello che faceva uscire fasulli malati, sì, dai carceri. Non solo, ma faceva uscire tutte le sere l'ex capo dell'ovra, il quale doveva andare a conferire con Togliatti e Nenni per cassare i nominativi di coloro che sarebbero diventati vertice del Partito Socialista e del Partito
comunista, che invece erano informatori dell'Ovra, cioè del servizio segreto fascista. Queste cose tu mi potrai dire, come fai a saperlo? Perché a loro volta questi due, questo ex capo dell'Ovra, era a sua volta spiato da uno spione della CIA, il quale registrava tutti i giorni, tutte le notti, le uscite di questo, capito? Tanto per dire, la più bella è questa comunque. I travestimenti del pentito che fa tremare il sistema FIFA. Ora, che il sistema FIFA sia composto da gente corrotta lo sanno anche i frati, no, lo sa anche il Papa, tant'è vero che c'è una squadra internazionale che dovrebbe partecipare, che è la squadra del Vaticano, ricordiamocelo, è capito, non si sa chi sono, insomma, questi pretonzoli, questi assistenti, questi chierichetti, non sai chi sono questi qua, comunque c'è la squadra. Fatto è che se ne accorgono adesso perché i mondiali di calcio li devono fare in Russia. Adesso se ne accorgono, prima no. Non solo, ma siccome la FIFA aveva già a suo tempo messo fuori legge la squadra di Israele, a maggior ragione si sono scagliati contro i dirigenti della FIFA. Queste sono le ragioni vere. Tutto il resto è molto... La principale è quella che devono radiare la squadra di Israele dal numero delle nazionali accreditate alla FIFA. E allora, poiché ad esempio il prete quando deve officiare si mette i paramenti sacri, io mi metto questo che è il nostro paramento sacro, che è la bandiera. Ho visto che qualcuno comincia ad adottare il simbolo. Allora, continuiamo, questo è ad esempio... Un periodico che fa capo ai carabinieri e qui c'è una cosa simpatica che dal punto di vista dell'opinione pubblica è già stata esaurita da tempo. Qui figura che l'ISIS, creatura della CIA, distrugge i monumenti antichi. Non è vero. Eccolo qui. Con una bastonata e sono tutte copie di Gesù. Copie. Sono tutte copie di Gesù. Allora, cari amici, a chi l'andate a raccontare? Proseguiamo e arriviamo poi, perché questo è ugualmente utile, ce lo dobbiamo ricordare. Heidegger, l'antisemitismo e la lezione di Nietzsche. Allora, questo qui è un delirio, sono ancora fissati. Heidegger è un filosofo che ha parlato di entità importantissime, se si attaccano con l'antisemitismo, ma c'è quest'altra che è più importante. Grande guerra, Brescia ricorda l'impegno delle donne dalle trincee al fronte interno. C'è il titolo grande. Ypres, l'epicentro dell'inutile strage. No, cavolo, non è stata inutile Ypres, è stata determinante per 2 o 3 anni di guerra. Allora, a parte quello, hanno lanciato qui quel gas. L'iprite. Che si chiama iprite. È un esafloruro, diciamolo tutto. Da cui ci fanno la chemioterapia. E ci fanno pure gli insetticidi per fare le sanificazioni, le bonifiche dei terreni, degli impianti, degli ambienti. La vera inutile strage qual è? Quella delle vittime che hanno un tumore, che oltre a essere vittime per aver avuto un tumore, devono molto subire spesso, ulteriore oltraggio. Molto spesso falso, perché c'è la diagnosi falsa, che si devono vendere le fiale. Vabbè, c'hanno i prodotti da vendere. Punto. Oppure che siano tumori di carattere psicosomatico che molto spesso si risolvono con la risoluzione del problema interiore delle persone che ce l'hanno. Allora vogliamo far vedere qual è l'inutile strage. L'iprite. È vero che ha provocato dei morti lì. Tanti. Centinaia però, di migliaia. Perché l'iprite è stata utilizzata anche per l'attacco delle truppe d'assalto tedesche per lo sfondamento di Caporetto. I primi sono andati dopo avere... Perché i nostri
tant'è vero che sono le fotografie, l'ho viste, dei nostri. Gli italiani in compenso l'hanno utilizzata per gli etiopi. Vabbè, dopo. Vabbè, sì, dopo però. Dopo. Beh, la utilizzavano tutti. Certo. Prima che fosse ufficialmente mandata al bando. Ma perché l'hanno mandata al bando? Perché erano finite le scorte. No, le scorte sì, non avevano trovato il nuovo sfogo, no? Lo sfogo, il nuovo sfogatoio. I malati di cancro. E diciamole queste cose. E veniamo all'ultima cosa che dovevamo dire. Come voi amici che ci avete seguito nei nostri video, avrete visto che noi siamo andati a fare una manifestazione per la tutela di questo importantissimo monumento che qui è ben descritto. Il fallo del Duce. Ecco, esatto, questo monumento descritto in questa ottima rivista che mi sento veramente di consigliare perché è fatto con un amore, con un interesse per Solarte. Immaginate che tutto questo, esempio, questo è un elenco di tutti i monumenti ai caduti che ha fatto un singolo architetto scultore. Torquato Tomagnini. E se voi vedete qui, guardate i monumenti che ha fatto e quanto è bella tutta questa documentazione. Questa è una nicchia. Si potrà dire. Sì, questa è una nicchia. Si potrà dire quello che si vuole, ma questa esaltazione del valore che voi trovate praticamente in tutti i paesini d'Italia. Piccolo, questa è addirittura Morlupo, questo qua, eccolo qua. Esattamente. Questa esaltazione del valore è un elemento unificativo e unificatorio, no? Italiano e nazionale, perché in questi monumenti presenti, cioè l'anima nazionale, questo praticamente è uno solo autore, dei tantissimi artisti che sono stati impegnati in questo fondamentale e importantissimo lavoro di esaltazione dell'eroismo nazionale e contemporaneamente della memoria anche del paese, perché finalmente in questi paesi c'è una memoria comune dove c'era soltanto dopo l'unità d'Italia sofferta, esatto, integrata con la violenza, c'è una unificazione vera nazionale, ecco, questo è stato con fatto, la vittoria di Vittorio Veneto. Questo è stato fatto dagli anni 20 fino agli anni 40 e questo è uno solo delle centinaia di architetti e scultori che sono stati impegnati in questo lavoro, che tra l'altro questo sembra un bassorilievo di quello, sì, di sicuramente un bassorilievo, questo è un bassorilievo che è stato sicuramente preso copiato dalla città di anche questo oddio come cavolo si chiama, non mi viene in mente. Ma voi guardate quanto sono belli qui, guardate quanti, e questo un solo... Ah, questa è quella di Formello, guarda. È stato di Formello questa. E questo è un solo autore. Dice, allora i soldi, e questi sono tutti lavori pubblici, sono non solo lavori pubblici, di utilità, ma anche di utilità morale. E di segno morale. Ecco dove venivano spesi i soldi, non per far ingrassare le puttane di turno. O farci fare i villoni, no? Esatto. Mega galattici, quei rubinetti d'oro. Queste teste di cazzo che comandano oggi, tiè. Dobbiamo ringraziare il grande artista Augusto Fontana, direttore e autore di questa bellissima rivista. Ma anche guarda che bello il movimento di questi, di queste due statue qui. Stati copiati gli americani di Okinawa, no? Sì. Quelli con la bandiera, ecco qua, vedi, sì, questo, si lanciava la bandiera. E certamente. Del 24. Certo. Gli americani hanno... Tu sai anche... che la fotografia era fasulla. Eh? Certo. No, l'hanno fatta anche due volte. Una prima volta non gli andava bene, sono andate l'altra volta e l'hanno fatta. Proseguiamo. Vabbè, tanto è inutile. Tantissime, però. Una cosa pazzesca, una cosa pazzesca. E questo solo un artista. Bello questo, guarda che bello questo. Anche questa, guarda sta vittoria che è. Questa è Atena, non è Vittoria, questa è Atena. Quindi, c'ha... Sì, sì. C'è, quando c'è l'elmo è Atena. Certo. C'è l'elmo, la... Anche questa, guarda che...
Ecco fatto. E allora ritorniamo a quello che ci interessava, che era appunto, è bella anche questa, questi sono i punti di riferimento che sono stati presi dall'arco di Augusto. E veniamo alla storia, questo l'articolo è Damnatio Memoriae. E poi c'è l'Absolutio Memoriae, neologismi precorritori. Si è proceduto dunque nella scorsa puntata ad aprire una specie di parentesi innovativa sul nuovo ed esclusivo termine coniato ad hoc per questa rubrica, Absolutio Memoriae, mai adottato, coniato in passato da nessuno, neppure nei lunghi secoli della storia di Roma, che appunto vuole letteralmente significare assoluzione della memoria, in riferimento a tutte quelle opere che realizzazioni del regime fascista che sono scampate alla furia iconoclastica antifascista e anche oggi presentano fregi e simboli e scritte raffiguranti o riferite espressamente al fascismo o a Mussolini, per evidenziare i quali d'ora in avanti verranno apposte in tutte le foto riferite a tali opere e realizzazioni la relativa dicitura in caratteri cubitali. La coniazione di tale nuovo termine è stato, eccoci qua, il rintocco della campana 8, come diceva la prefazione del libro Perché suona la campana di Ernst Hemingway, diceva: non chiederti mai perché suona la campana, perché la campana suona per te. Ho visto il film Il piacere di chiamarsi Ernesto, è bellissimo. Certo. Il libro pure è bellissimo. Il piacere di chiamarti Ernesto di Oscar Wilde. Oscar Wilde è un grande anche lui. The God to be Ernest, che si vuol dire contemporaneamente Ernesto o onesto. Onesto. È vero. Quell'equivoco eccezionale. Dunque, la coniazione di tale nuovo termine è stata perfino un po' premoniristica, in quanto appena qualche settimana dopo è scoppiato il caso Boldrini, che noi chiamiamo caso Bordellini. Relativamente alla proposta della purtroppo presidenta della Camera, e non dico purtroppo perché è la presidente idonea a questo per, tipo questo, di per questo bordello di che camera. È l'Italia di oggi. Ma lo sai quanto sono? Dei deputati, di sfregiare evidentemente per emulare i fanatici criminali dell'ISIS, ne abbiamo fatto vedere, e cancellare le scritte Mussolini e Dux dal cosiddetto obelisco al Foro del Duce, fu intitolato, ribattezzato espressivamente nel dopoguerra Foro Italico. Ma noi, se vuole, noi a lei glieli tatuiamo questo qui, nel culo. No, la piazziamo in cima ai 31 metri e la caliamo giù. E già, anche mentre il tatuatore li fa. E che ancora oggi, dopo 83 anni, fa bella mostra di sé al mondo intero. Ricordiamoci che quell'opera è un'opera fondamentale, sia per il carattere artistico, ormai riconosciuto in tutto il mondo. Non dico soltanto questo. No, lo stile. Per lo stile. Lo stile di De Santis e compagni. Non è costato pressoché nulla, sia perché il responsabile di quei lavori, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere personalmente, Renato Ricci, non ci ha guadagnato una lira, contrariamente a quello che fanno oggi, che se fanno una qualsiasi manifestazione, che sia anche uno scaracchio in testa alla Boldrini, è a pagamento. Vabbè. No, ma a pagamento, a strapagamento. A strapagamento. Guarda i lavori che stava facendo lì l'amico a Viale Europa, no? Esattamente. Che gli hanno bloccato tutto, no? Allora. Anche quello non si sa se è italiano, greco, sì, cecoslovacco, non si sa dal nome. Certamente. Come sia, hai capito, certo, che dico? Sì. Certo. Noi non lo diciamo, certo, perché non abbiamo prove. Loro sono confratelli degli zingari. È tutto lì. Lo spirito zingarico. Tra l'altro anche il cognome Zingaretti. Transumanico. Scusa, il cognome Zingaretti che cosa ti dice?
Cioè, non è che questi cognomi nascono a caso, ehi, per Dio. No. Io mi chiamo Vitali, vorrei che qualcuno mi dicesse che non è un nome vitale, che è un nome che, no, che dimostra qualcosa. La Boldrini è una ignorante gravemente in malafede, perché prima di pronunciarsi su una determinata questione, ben sapendo che può provocare una polemica inutile a spese dello Stato, allora ricordiamoci sempre a spese anche di immagine dello Stato, questa ragazzotta è un'ex ballerina, è una ballerina fallita. Ma fosse una stata Evita Perón, era tutt'altra parrocchia. Ma Evita Perón era una donna con le palle. Faceva la ballerina pure lei, ma era un altro spessore. Sì, capito. Ma questa era anche ballerina espressamente di terza fila, non a caso non chiamate ragazze coccodelle, sì, di terza fila, appunto, ma non a caso chiamate ragazze coccodelle. Che cosa, che nome altro gli devono dire per prospettare una carriera? No, ma sai, se io la pigliassi, avessi il potere, andare in Parlamento e farei cantare coccodelle tutto il giorno lì, in piazza del Parlamento. E dica che se ne è avuta male, io posso, sono sempre qui pronto a rimbeccarla. Sì, no, ma anche, insomma, vabbè, diciamo, non diciamo tutto, insomma. Non diciamo di più. Sì, sì, ecco, appunto. Quindi, è a provocare una polemica inutile a spese dello Stato, specie in periodi di crisi economica dovrebbe andare a scuola o quantomeno aprire qualche libro di storia. Se lo avesse fatto avrebbe saputo che anzitutto quell'obelisco si distingue nettamente dai precedenti obelischi in quanto trattasi di un monolite, ossia di un blocco unico di marmo. L'innalzamento di tale monolite risale al 1932, sovrastato da una punta piramidale dorata, sul quale nel dopoguerra furono fatte ignobili speculazioni sul fatto che potesse essere d'oro massiccio per poterle rifondere e commerciare. Ti immagini se questi pidocchi, figli di preti, no, non si sarebbero accaniti anche su questi... Che schifo. Ah, quindi è un monolito? Sì, è certo. È alto 19,5 metri, pesa 350 tonnellate, mentre col basamento raggiunge l'altezza di metri 36,3. Esso reca sul fronte, sul frontale, la scritta a incussione Mussolini, mentre nel basamento reca la dicitura Dux. Dux. Cari amici, potete averne la conferma andando a vedere che noi siamo andati lì a esporre questa importantissima bandiera. E lo potete vedere benissimo sul nostro sito, che è la bandiera che tutela, è riconosciuta, i beni architettonici della, esatto, memoria e della memoria dell'arte. E dell'arte e del pensiero, riconosciuto ufficialmente dall'UNESCO. Dunque, fregiati immediatamente al proprio fianco di uno stilizzato fascio littorio con scure, mentre sul lato destro vi è la dicitura più piccola, opera Balilla, anno decimo, 1932 appunto. Questo monolite, oltre a essere unico per le sue caratteristiche nella storia di Roma, più alto della superba colonna traiana e di tutti gli obelischi che gli imperatori romani trassero dalla terra dei potenti faraoni, in quanto oltre a non presentare nessuna venatura o incrinatura, fu estratto dalla cava della Carbonera di Carrara a circa 1000 metri sul livello del mare e trasportato con immense fatiche. Ho visto il video. Sì, l'hanno fatto vedere film in televisione tante cose, tante volte. Sì, parecchie volte. Ho visto il film con i carri, con i buoi, con... Esatto. Ma di più hanno fatto. Beh, tanto è vero che io, tra l'altro, su queste cose feci quella deduzione importantissima dell'importanza della ricchezza e delle potenzialità che dà questa terra, perché se non ci fosse stato questo sistema non avremmo avuto nemmeno Michelangelo, perché se non ci fosse stato chi la base pagava per prendere quella roba e portarla fino a Firenze e fino a Roma. Non poteva sculturare nulla, tiro di bovi su un scorritoio di legno, messo uno dietro l'altro a seguire, non avremmo avuto le opere mirabilanti di Morabito. La Pietà. Ecco. Trasportato con immensa fatica fino alla foce del Tevere, per poi, risalendo la corrente, giungere alla Farnesina.
esprime, riassume e simboleggia effettivamente tutte le caratteristiche del fascismo mussoliniano e nessuno questo lo potrà mai contestare. Certamente proprio per questo è stato preso di mira dalla cosiddetta da fastidio, da questa genia di nani che non hanno nessuna idea, nessuna capacità, solo di rubare, nessuna competenza, nessuna caratteristica, pidocchi genialità, abituati solo a rubare, pidocchi di sacrestia. Certo. Presidente, e gli dà fastidio, gli fa ombra una cosa del genere. Certo. Nella sua versione duemilesca e fin troppo tardiva e obsoleta follia iconoclastica antifascista, tant'è che si è ritrovata praticamente sola col fiorfiore dell'intellettualismo culturale italiano, persino comunista e postcomunista, che le ha dato torto marcio. Il monolite fascista mussoliniano Dux è dunque il caso più emblematico di absolutio memoriae che resisterà perfino ai terremoti e tale rimarrà fino alla fine. Bravo. Dei tempi. E ricordiamoci bene che altri monoliti che erano stati costruiti per resistere in eterno ai terremoti, è bastato un aereo guidato da piloti. No, con la tastiera, col mouse, capito? Questi piloti hanno buttato un aereo e sono caduti. No, un obelisco, due. Sì, tre. Perché è morto anche il terzo, che non si capiva per quale ragione. Possibili... Per la paura. Per la paura di essere attaccato. Quindi, detto questo, cari amici... È tardi, ce ne andiamo anche noi a cena, visto che abbiamo saltato il pranzo. Oltretutto, e visto che abbiamo avuto la benedizione... Del cordone. Della chiesa. Della campana. La campana, ha suonato la campana. Anche del cordone, certo. Che qualcuno si è attaccato al cordone. Ma infatti c'è uno che ha commentato il nostro video, che ha detto, dice, caro Giorgio, stai attento perché viene fuori il frataccone col cordone. Allora io gli ho detto, dice, guarda che mentre i fachiri, il cordone, quei fachiri che poi ci hanno fatto anche un film con Marlon Brando, quei fachiri tirano la corda in alto, quello resta dritta lì, no? Rigida, no? Per cui questi fachiri riescono a arrampicarsi su sto cordone dritto così, a modi di fallo del nostro grande dio Priapo, no? Invece questi pretazzi qua... Questo cordone ciondola è fatto, non è fatta con sana canapa, capito? Ecco, di quella rigida, di quella sì, tosta. È fatta di simil pelle, di roba qua. Sì, simil nylon. Sì, ecco, nylon. Simil nylon. Dopodiché, cari amici, sempre ce l'ho dato. Chi? Grandio Priapo. Esatto. A presto. Augur.